Sì. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa parte della trasmissione tratterò un tema che ho già caricato in internet ormai da anni, è stato aperto migliaia di volte le pagine, e si tratta del tema relativo al concetto di sacrifici umani. È un concetto che ormai circola abbastanza, viene fuori ogni tanto e viene usato essenzialmente per colpire qualcuno o accusare qualcuno di. Il termine sacrifici umani è un termine generico che vuol dire molte cose e nessuna allo stesso tempo. Se lo usiamo in maniera generica, possiamo dire che ogni volta che viene ucciso un uomo, una donna, un bambino, è in sé un sacrificio umano. Ma non è di questo che noi parliamo esattamente dei sacrifici umani in ambito religioso. Perché ci sia un sacrificio umano in ambito religioso, è necessario prima di tutto che il Dio, che la divinità, ordini l'uccisione della persona. Anche se una società decide di uccidere delle persone e dedicarle al Dio, non è un sacrificio umano in ambito religioso, ma è un sacrificio umano, se volete, in ambito sociale, che sono cose diverse. Se si parla di sacrifici umani in ambito religioso solo quando il sacrificio è espressamente ordinato dal Dio e il sacrificio umano è all'interno di pratiche religiose codificate e santificate. Se le pratiche di sacrificio umano non sono all'interno di pratiche di ordini della divinità o fanno parte della struttura della religione, non si può parlare di sacrifici umani. Che poi si usa il dire quelli fanno sacrifici umani, gli altri fanno sacrifici umani, gli altri praticano sacrifici umani, con leggerezza propagandistica, serve soltanto per buttare fumo negli occhi alle persone. I cattolici, ogni volta che un antropologo trovava uno scheletro a pezzi, dicevano sicuramente c'è un sacrificio umano, e l'antropologo diceva abbiamo trovato uno scheletro a pezzi. Ed è la conclusione, no? Che precede quella che è l'analisi, cioè per i cristiani tutti gli altri sono dei barbari che ammazzano chiunque, solo loro sono gli eletti che non fanno queste cose. Ebbene, in internet io ho sviluppato questo tema in 4 pagine sicure, forse 5, adesso non mi ricordo esattamente, poi qua e là l'ho accennato anche in altre pagine, e l'ho trattato sotto vari aspetti. Quello che farò questa sera è Ebraismo e Cristianesimo, nascita dell'ideologia dei sacrifici umani, seconda parte. È la seconda parte perché c'è una prima parte della trasformazione dell'individuo come oggetto che potete trovarlo tranquillamente in internet. Forse lo farò anche in trasmissione. Gli ebrei fondano la loro ideologia sui sacrifici umani. Per loro diventa importante costringere le persone all'accettazione dei sacrifici umani, quasi che i sacrifici umani fossero una pratica dei popoli circostanti e solo il Dio degli ebrei ne ha mitigato l'aspetto cruento e crudele. Quando gli ebrei tornano da Babilonia, inizia la loro guerra contro gli ebrei che sono rimasti in Palestina. Gli ebrei rimasti in Palestina, vi ricordo che praticamente cosa è successo? È successo che gli assiri conquistano la Palestina e deportano una parte degli ebrei a Babilonia. Allora, una parte degli ebrei rimane sul territorio e segue gli antichi riti, i riti loro, mentre invece quella parte degli ebrei che viene deportata a Babilonia
Questi si inventano la Bibbia, si inventano il Deuteronomio, la Genesi, il Nuovo Testamento, perché? Perché per la prima volta gli ebrei vanno a scuola, presso le scuole di Babilonia, e studiano un po' di mitologia babilonese e usano questa mitologia babilonese per inventarsi la Genesi, l'Esodo, il Deuteronomio, per cui si inventano un passato che vengono dall'Egitto, erano in Egitto, poi hanno avuto il patto con Israele, si inventano un Abramo e così via. Questo lo fanno gli ebrei che sono deportati a Babilonia. Quando quegli ebrei deportati a Babilonia tornano indietro, cosa succede? Che loro hanno elaborato il concetto di Dio unico, con cui si sono separati dal resto della società babilonese per impedire agli ebrei deportati di diventare parte della cittadinanza, perché vi ricordo che trafficavano, facevano affari, facevano commercio, avevano campi, avevano terre, avevano case, avevano denaro. Gli ebrei a Babilonia non erano schiavi. Per riuscire a mantenere la separazione degli ebrei deportati a Babilonia affinché non diventassero cittadini di Babilonia, alcuni profeti ebraici sono inventati il Dio unico, sono inventati la circoncisione, che era una pratica egiziana, loro l'hanno utilizzata a Babilonia, hanno inventato tutte queste pratiche. Quando tornano da Babilonia, che viene concesso di ritornare nella loro terra, comincia la guerra fra gli ebrei deportati a Babilonia contro gli ebrei che erano rimasti invece in Palestina e che continuavano i culti con Baal, con Tanit, con Adone, e poi ne vedremo un attimino in seguito il discorso. Questo è il contesto della guerra. Gli ebrei rimasti in Palestina erano rimasti legati ai vecchi dei, mentre i fuoriusciti hanno fondato la nuova ideologia religiosa a Babilonia. Le coincidenze scoperte fra i miti della regione sumera e babilonese e la Bibbia non sono dovute a un comune sostrato culturale, ma sono dovute a copiature e deformazioni fatte dagli ebrei e finalizzate al possesso delle persone nella costruzione della nuova ideologia. Quell'ideologia che i fuoriusciti ebrei dovranno imporre militarmente sul resto degli ebrei che non era fuoriuscito. Si tratta di guerre religiose per imporre il Dio di cui gli ebrei si dicono il popolo eletto. Non tratto in questa parte le guerre fatte dagli ebrei per imporre il loro Dio assassino, tratto soltanto dell'aspetto di relazione ideologica per il quale il loro Dio assassino viene imposto. Iniziamo col dire che fra gli antichi popoli della zona, la Palestina, di cui gli ebrei erano parte, si svolgevano due riti religiosi che diventano centrali per comprendere la guerra fatta dagli ebrei per imporre il loro Dio padrone. Il primo rito è un rito di iniziazione, un rito proprio delle antiche popolazioni medio orientali, che consiste nel passaggio in mezzo al fuoco. Si tratta di una specie di battesimo del fuoco che rende l'individuo padrone del proprio futuro e, come i riti antichi, gli dei o un dio specifico erano chiamati ad assistere al rito. Il secondo rito è un rito di purificazione che avveniva sempre mediante il fuoco, un rito di sepoltura specifico per tutti quei bambini nati morti o abortiti o che non hanno raggiunto un'età minima per essere ammessi in qualche modo alla comunità. Questi due riti, praticati anche dagli ebrei che non sono andati a Babilonia, sono due tradizioni che gli ebrei deportati a Babilonia devono spezzare e distruggere affinché anche gli ebrei rimasti accettino la nuova formulazione religiosa. Ezechiele è uno dei pazzi che, ergendosi a padrone degli esseri umani, è deciso a possedere tutti gli ebrei deportati a Babilonia in nome e per conto sia di per se stesso che del suo Dio padrone. Ezechiele conduce una guerra feroce contro i costumi degli ebrei prima della deportazione e che gli ebrei seguivano anche deportati a Babilonia, al fine di riaffermare il proprio dominio sopra di essi. Ed è da Ezechiele che prendiamo due citazioni che ci permettono di comprendere parte dell'antico rito religioso dell'iniziazione che ancora veniva praticato dagli ebrei prima che i folli iniziassero ad imporre la circoncisione, prendendo spunto da pratiche egiziane di cui avevano evidentemente sentito parlare, ma delle quali non conoscevano il significato sociale e
trasformandolo in un significato religioso. Anche perché chi veniva circonciso non è che dopo potesse dire no, non è vero, io non sono mai stato ebreo. Cioè quando è tagliato il prepuzio, non è che il prepuzio ricresce, per cui era una marchiatura che rimaneva a perenne ricordo, tanto per essere chiari. Dice Ezechiele 20:31: voi vi contaminate secondo i costumi dei vostri padri e vi degradate andando dietro ai loro idoli e con l'offerta dei vostri doni, col far passare i vostri figli per il fuoco vi contaminate, per rendervi favorevoli tutti gli idoli vostri fino ad oggi, e io dovrei lasciarmi consultare da voi, o gente di Israele. Ezechiele 20:31. E ancora sempre Ezechiele: il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele con cui ti nutrivo, lo ponesti dinanzi a quelle statue, in soave odore, dice il Signore Dio. Non solo, ma prendesti i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi generato e li sacrificasti a quegli idoli in cibo. Ti parevano poco le tue prostituzioni, immolasti i miei figli facendoli passare per il fuoco in loro onore. Ezechiele 16:19-21. Far passare le persone in mezzo al fuoco era un rito religioso, un rito che veniva praticato in onore degli dei antichi, ma che non aveva nulla dell'atto sacrificale come il termine sacrificio è oggi inteso, cioè ammazzare. In tutto il libro di Ezechiele appare chiaro l'intento di combattere l'antica religione degli ebrei per imporre la nuova elaborazione religiosa, l'ideologia del popolo eletto che appartiene ad un Dio padrone. L'antica religione, per Ezechiele, non si macchia di delitti, ma è un delitto in quanto è idolatria. Così il termine idolatria servirà per indicare tutti gli aspetti religiosi che l'ebraismo, elaborato anche da Ezechiele, attribuirà ad ogni forma religiosa che non si sottometta a sé, che non si sottometta a se stesso in quanto rappresentante del suo Dio. E così è facile pensare che i termini vengano usati proprio per essere fraintesi. La frase immolasti i miei figli facendoli passare per il fuoco in loro onore sta a significare una sottrazione delle persone figli dal bestiame posseduto dal Dio padrone di Ezechiele. Il Dio padrone di Ezechiele ha perso del bestiame perché dei genitori hanno preferito far passare i loro figli nel fuoco piuttosto che sacrificarli al Dio di Ezechiele. Ezechiele appare come un individuo in preda ad allucinazioni, appare in preda a delirio di onnipotenza fra paranoia e schizofrenia. Scrive Dizionario di Psicologia di Umberto Galimberti la voce delirio. Il delirio è idee o insieme di idee che, pur non avendo nessuna corrispondenza con i dati della realtà, non cedono né agli argomenti della discussione né alle smentite dell'esperienza. L'importanza centrale nella visione del mondo delirante, dette idee risultano inaccessibili alle persone che appartengono al suo stesso ambito culturale. Si è soliti distinguere un delirio lucido, dove un soggetto è calmo e presente nella realtà in cui vive, da un delirio confuso che insorge e si accompagna ad un'alterazione dello stato di coscienza. Jaspers distingue tra le idee deliroidi, one-afte ideen, e vere e proprie idee deliranti, ecte weiden, tedesco. Le prime sono alla base dei cosiddetti deliri comprensibili, perché riconducono a contenuti psichici che in qualche modo li giustificano, come un delirio di rovina in una fase depressiva o una situazione particolare quale la carcerazione o l'isolamento sociale. Le seconde si trovano alla base dei deliri incomprensibili, che sono per Jasper quelli tipici della schizofrenia e della paranoia. Ezechiele non è in grado di guardare gli uomini e i popoli per ciò che sono, ma li vede solo come degli schiavi ribelli al suo Dio, che devono essere ricondotti alla sottomissione al suo Dio ad ogni costo.
In questo, ad ogni costo, si inserisce la sua visione delirante della realtà, come gli viene mostrata dal suo Dio in disprezzo alle tradizioni degli ebrei. Leggiamo Ezechiele 8:7-18, un delirio di Ezechiele. Poi mi condusse all'entrata del cortile, guardai, ed ecco nella parete un foro. Egli mi ordinò, figlio d'uomo, fora la parete. Forai la parete ed ecco apparve una porta. Entra, mi disse, e osserva le pratiche abominevoli che commettono qui costoro. Entrai, osservai, ed ecco figure di ogni specie, di rettili e di animali ripugnanti, tutti gli idoli della casa di Israele, disegnate tutti intorno sulle pareti, e 70 uomini degli anziani della casa di Israele, fra cui Gezzania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti ad esse, tenendo ciascuno il suo tributo in mano, dal quale saliva il profumo d'incenso. E mi disse, hai visto, figlio d'uomo, e mi disse, hai visto, figlio d'uomo, quello che fanno gli anziani di Israele nelle tenebre? Ciascuno nella propria stanza adorna di pitture idolatriche e van dicendo, il Signore non ci vede, Dio ha abbandonato il paese. Poi aggiunse, tu vedrai commettere nefandezze ancora maggiori di queste. Egli mi condusse all'ingresso del portico del Tempio, che guarda settentrione, ed ecco che delle donne se ne stavano sedute, piangendo Tammuz. Nota, Tammuz è Adone che muore e risorge ad ogni primavera. Tammuz è sumero, credo, o caldeo. Mi disse, hai visto, figlio d'uomo, vedrai delle defandezze ancora più grandi. E mi fece entrare nel cortile interno del Tempio del Signore. Ed ecco all'ingresso del Tempio del Signore, tra il vestibolo e l'altare, circa 25 uomini, con la schiena rivolta verso il Tempio del Signore e faccia oriente, si prostravano verso levante davanti al sole. E mi domandò, hai veduto, figlio d'uomo, non basta ancora al popolo di Giuda abbandonarsi a pratiche abominevoli quali vengono commesse in questo luogo? Essi hanno pure riempito il paese di violenze per provocare ancora di più la mia collera. Osservali, si portano il ramoscello al naso, ma anch'io agirò con furore, non avrò verso di loro né pietà né compassione, mi rintroneranno le orecchie con le loro alte grida, ma non darò ascolto. Ezechiele 8:7-18 è una visione da schizofrenico, tanto per essere chiari, un delirio che manifesta la volontà di sottomettere le persone e l'impotenza di argomentare in maniera corrispondente con i dati di realtà, un delirio in cui il parametro di giustizia usato da Ezechiele è il suo delirio di onnipotenza. Lui e il Dio padrone sono forti e chiedono atti di sottomissione. Ogni azione fatta nei confronti di altri dei è un'azione delittuosa, di lesa maestà, e diventa, nel delirio schizofrenico e paranoico di Ezechiele, il peggiore dei delitti le cui offese lui e il suo Dio lavano con la strage e il genocidio. Per questo motivo, in Ezechiele, il far passare le persone in mezzo al fuoco è censurato come un oltraggio al suo Dio, un omaggio sia per quanto riguarda la formulazione ebrea del Dio unico, sia per quanto riguarderà in un secondo momento il cristianesimo, dove il delitto non è ciò che gli uomini fino ad allora hanno considerato come delitto, ma diventa delitto, oltre ogni delitto, rendere omaggio a dei diversi da quello ebreo o cristiano. Un delitto che, secondo ebrei e cristiani, va punito mettendo in atto e giustificando i peggiori delitti che la storia dell'umanità ha concepito. Ezechiele non ha bisogno di aggiungere altro per versare odio nei confronti delle persone che non si sottomettono al suo delirio. Per Ezechiele, nefandezze ancora maggiori sono il pianto delle donne per la morte di Tammuz. Per questo motivo Ezechiele si compiace dei sacrifici umani annunciati dal suo Dio, che nel suo delirio assumono l'aspetto di realtà e come tali diventano il fondamento religioso della nuova religione ebraica e cristiana poi. E qui ci sono quattro citazioni di Ezechiele. Attenzione
al Dio di Israele, al Dio degli ebrei e al Dio dei cristiani, e sta parlando per bocca di Ezechiele. Ezechiele 25:6-7 dice il Dio dei cristiani: tu hai battuto le mani e picchiato i piedi in terra, e ti sei rallegrato nell'anima con disprezzo per la terra di Israele. Per questo, ecco, io stendo la mano su di te e ti do preda alle genti, ti sterminerò tra i popoli, ti cancellerò dal mezzo delle nazioni, ti annienterò e saprai che io sono il Signore. Ezechiele 25:6-7. Questa dicitura, io sono il Signore, dice, significa, e saprai che io sono il tuo padrone. Questo è il significato reale e letterale. Passiamo alla seconda, Ezechiele 25:10-11. Ai figli d'Oriente ho dato in possesso, assieme ai figli di Amon, perché non sia più nel numero dei popoli. Anche di Moab farò giustizia, e conosceranno che io sono il Signore. Andiamo avanti. Ezechiele 25:10-11 questa. Ezechiele 25:14. La mia vendetta sull'Idumea la porrò nelle mani del mio popolo Israele. Egli tratterà l'Idumea secondo la mia ira e il mio furore. Conosceranno la mia vendetta. Così assicura il Signore Dio. Ezechiele 25:14. Passiamo a Ezechiele 25:16-17. Ecco, io stendo la mano contro i filistei, esterminerò i ceretei, farò perire anche i resti degli abitanti sulla riva del mare, compierò su di essi grandi vendette, castigandoli nel mio furore, e conosceranno che io sono il Signore, quando eseguirò su di loro la mia vendetta. Ezechiele 25:16-17. E passiamo a Ezechiele 26:3-6. Eccomi contro di te, o Tiro, farò avanzare contro di te genti numerose, come il mare fa salire i suoi flutti, distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri, spazzeranno via anche le sue macerie, la renderò un arido scoglio, ella sarà in mezzo al mare, una baia da stendervi le reti, perché io ho deciso, dice il Signore Dio, Tiro sarà preda dei popoli, le sue figlie che stanno nella campagna periranno di spada, e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 26:3-6. Dopo aver scritto questa, in quei giorni c'era l'attacco di Israele al Libano e Tiro veniva bombardata. E allora qui ho messo un piccolo postillo in cui dice: è forse per questo motivo che gli ebrei di Israele hanno bombardato e massacrato la città di Tiro nel 2006 dopo Cristo? Si tratta, queste sono tutte citazioni di Ezechiele, si tratta del genocidio che il Dio di Ezechiele compie affinché conoscano che lui è il padrone. In nessuna tradizione antica un Dio ha mai vantato una pratica di terrore o imposto l'omicidio agli esseri umani al fine di farsi riconoscere come un Dio. Se questo delirio, prodotto dal desiderio di rivalsa soggettiva che porta al genocidio, fu solo il parto di un uomo malato che proprio per la sua follia altri ebrei uccisero, in un secondo tempo, quando si convenne che la credenza conveniva, divenne manifestazione religiosa del Dio degli ebrei e dei cristiani, sconvolgendo l'intera storia dell'umanità. Credo che sia stato Ezechiele che sia stato ammazzato dagli stessi ebrei, comunque. Un altro folle, forse con meno esperienza del passato della tradizione religiosa ebraica, trasformò una pratica di pietas religiosa nei confronti dei bambini nati morti in una pratica di genocidio che si svolgeva soltanto nel suo delirio di onnipotenza. Si tratta di Geremia. Se la pratica di iniziazione era un rito religioso che consisteva nel passaggio in mezzo al fuoco, i bambini che nascevano morti o morivano per cause naturali in tenera o tenerissima età erano privati della loro iniziazione. In una società in cui i bambini erano la fonte principale del futuro della società stessa, la loro morte era dedicata agli dèi per cremazione, affinché fossero gli dèi stessi che provvedessero per la loro iniziazione. Era attraverso il fuoco che compivano l'ultimo viaggio. Era forse uno dei più grandi atti di devozione che i genitori compivano nei confronti dei loro sfortunati figli. Un grande atto di devozione
che il delirio paranoico ossessivo dei profeti di Israele a Babilonia doveva diffamare, offendere e criminalizzare a maggior gloria del proprio Dio padrone. Sugli dèi, a cui i bambini morti prematuramente erano affidati mediante il rito della cremazione, scrive Sabatino Moscati. E qui apro una parentesi su Sabatino Moscati. Sabatino Moscati è uno degli studiosi che agli inizi, nel primo dopoguerra, hanno affrontato la questione dei Tophet. E Sabatino Moscati oltretutto insegna all'Accademia Pontificia, cioè la Pontificia Accademia, per cui non può neanche essere accusato di chissà cosa. E il libro che ho usato io, siccome è uno dei primi, poi ho anche altri articoli di giornale, perché ne sono usciti fuori molti lavori sono in corso, altri sono usciti per giornale, però il libro che uso io, quello di Sabatino Moscati, che è Gli adoratori di Moloch, è uno dei primi usciti che parla appunto dei sacrifici dei fenici, e oltretutto anche l'edizione da Yacabook. La Yacabook è una casa editrice cattolica, no? E ho l'edizione del 91, per cui mi sembra abbastanza buona, è anche costosa anche a quei tempi. Scrive Moscati, attenzione, quanto ai caratteri, Baal Amon è un dio ancestrale, protettore della tradizione, definito dall'edicolo tempietto, Amon è tempietto, che gli è propria. Tanit, a sua volta, è una dea nutrice, preposta alla fecondità femminile, garante della crescita e della salute. Né Baal Amon né Tanit hanno a che fare con l'uccisione di bambini, né v'è in loro alcunché di sanguinario o di sanguinoso. Per quanto le funzioni divine possano modificarsi nel tempo o nello spazio, è assolutamente inverosimile che ciò avvenga nel senso di un legame con l'infanticidio. Sabatino Moscati, l'editore di Moloch, edizione di Yacabook, 1991. Qui ho un indirizzo di pagina 166 che però mi è riproposto tre volte e non vorrei averlo frainteso, comunque non ha importanza. Questo è ciò che ci dice Sabatino Moscati. Dalla Bibbia si trae il termine Tophet. Del Tophet scrive Geremia: ecco, faccio venire su questo luogo delle sventure, e quanti ne sentiranno parlare avranno le orecchie rintronate, perché essi si sono allontanati da me, è sempre Dio che parla attraverso Geremia, e hanno reso straniero questo luogo, ove lo offrirono l'incenso a divinità straniere che non avevano conosciuto né essi né i loro padri né i re di Giuda. Hanno riempito questo luogo col sangue di innocenti, vi hanno edificato gli altri luoghi di Baal per bruciare a lui i loro bambini in olocausto, cosa che io non ho mai comandato, né letto, né avuto in mente, ma ecco, stanno per venire i giorni, dice il Signore, in cui questo luogo non si chiamerà più Tophet, né valle di Ben Hinnon, ma valle della strage. Geremia 19:36. Ciò che è nuovo, l'idea del Dio unico come parto di un progetto di assoggettamento degli ebrei a Babilonia ad opera di altri ebrei che ne prendono il possesso, viene fatto diventare antico. E ciò che è antico, come le pratiche religiose in onore di Baal, viene fatto passare come una violazione di ciò che è antico. Si tratta del gioco dell'illusione delle tre carte, col quale chi pretende di impossessarsi delle persone inganna il loro sentimento religioso. E il suono sinistro della frase, per bruciare a lui i loro bambini in olocausto, viene lasciata all'interpretazione di chi, reputando ciò malvagio in quanto viene definito malvagio dal Dio al quale egli è sottomesso, proietta le peggiori visioni che la sua fantasia riesce a partorire. Un esempio di questo lo potete trovare in Flaubert, Gustave Flaubert, in Salambeau. Ciò che è truffa diventa romanzo, raccontato, e alle persone appare ovvio che ciò sia perché non si avvedono che il fine del racconto è uccidere la loro libertà. Laddove c'è la libertà dell'individuo, c'è Baal. Laddove c'è la libertà dei popoli, bruciano a lui i loro bambini in olocausto, perché vuoi la in olocausto. Laddove c'è la libertà dei popoli, bruciano a lui i loro bambini in olocausto, perché vuoi la libertà dalla sottomissione al Dio padrone? Non ti fa schifo che le persone brucino i loro bambini in olocausto a Baal?
e via quella rappresentazione da film dell'orrore senza chiederci: ma come stanno davvero le cose? E Geremia insiste con una continuità ossessiva che appare più che sospetta al fine di far accettare la sottomissione al nuovo Dio degli ebrei. Cosa volete che sia la pretesa del Dio degli ebrei di possedere ogni primogenito maschio? Questa è una pretesa della Bibbia, vedi i Leviti. Quando a Baal gli ebrei sacrificavano i loro figli e le loro figlie? La questione deve essere capovolta. Dal momento che io, dice Geremia, Ezechiele e Isaia, devo imporvi un Dio padrone che possiederà voi e ogni generazione dopo di voi, devo rendervi la sottomissione gradevole facendovi credere quanto fosse ripugnante quella degli altri, negli altri culti, i culti dei vostri padri. La cosa grave, sia in Geremia che in Isaia ed Ezechiele, è che non considerano gli altri dei, come Baal, falsi, ma li considerano degli dei concorrenti al loro Dio padrone. Dice Geremia, Geremia 7:30-34, perché i figli di Giuda fecero il male davanti ai miei occhi, dice il Signore? Hanno collocato i loro idoli abominevoli nel tempio dove si invocava il mio nome per profanarlo. Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle di Ben Hinnon per bruciare i loro figli e le loro figlie, cose che io non avevo affatto ordinato e nemmeno pensato. Per questo, ecco, vengono dei giorni, dice il Signore, in cui non si chiamerà più Tofet e Val di Ben Hinnom, ma Valle della Strage, e Tofet diventerà un luogo di sepoltura per mancanza di altro spazio. Anzi, molti cadaveri di questo popolo saranno impasto degli uccelli del cielo e delle bestie della terra, e che nessuno scaccerà. Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia e di allegrezza, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra sarà ridotta a un deserto. Geremia 7:30-34. Ogni volta che voi sentite parlare, il Dio degli ebrei parla solo di ammazzare tutti, di stuprare, di uccidere, di massacrare. Geremia 19:5-6. Vi hanno edificato gli altri luoghi di Baal per bruciare a lui i loro bambini in olocausto, cosa che io non ho mai né comandato, né detto, né avuto in mente. Ma ecco, stanno per venire giorni, dice il Signore, in cui questo luogo non si chiamerà più Tofet né Val Ben Hinnom, ma Valle della Strage. Geremia 19:5-6. Si ripete quest'uomo, eh? E Geremia 32:35, poi hanno edificato degli alti luoghi a Baal nella valle di Ben Hinnom per sacrificare i loro figli e le loro figlie a Moloch, bruciandoli col fuoco, azione che io non avevo loro comandata, non avendo mai pensato che essi arrivassero a compiere tali abominazioni per trascinare Giuda nel peccato. Geremia 32:35. Come vedete, è un motivo ricorrente. Le menzogne di Geremia si diffondono forti di alcune coincidenze storiche e della distruzione della memoria religiosa operata militarmente dai cristiani. Le necessità di Odoro Siculo di diffamare i cartaginesi sembrano confermare le affermazioni di Geremia, se non fosse che di quella pratica, cioè la pratica di bruciare i bambini, di sacrificare i bambini, non parlano nessuno degli antichi storici, pur parlando ampiamente dei fenici. L'uccisione dei propri figli è una pratica talmente assurda che ogni popolo contemporaneo dei fenici ne avrebbe parlato, e invece niente. Il gioco sporco fatto da Geremia, Ezechiele e Isaia può essere sostenuto attorno al 600 a.C., ma non nel 2000 dell'evo moderno, quando l'analisi dei Tofet dimostra che... E qui passiamo sempre nel libro di Sabatino Moscati, Gli adoratori di Moloch, che ci parla cosa è successo quando gli archeologi hanno aperto i Tofet. I Tofet sono delle piccole urne in cui venivano messi i resti bruciati dei bambini. Hanno analizzato quei resti e cosa hanno scoperto? Dice Moscati, un'ulteriore indagine, sempre nell'ambito dell'Istituto di Medicina Legale di Lille, appare nel 1952, 55 anni fa, ed è firmata da quattro autori, M. Müller, De Pro, P. Müller, M. Fontaine. Vengono analizzate 75 urne, 32 contengono ossa umane soltanto, 2 ossa di animali soltanto, 38 ossa umane e animali frammiste, 3
ceneri soltanto. Il numero degli individui sepolti è 85 e supera quello delle urne, 75. È dunque evidente che alcune urne contenevano i resti di più di un individuo. Quanto all'età, e qui diventa importante conoscere l'età. 12 i casi indecisi. 1 è un feto di 8 mesi. 65 risultano giunti al limite della vita uterina, ma non l'hanno superata, cioè non sono nati vivi, sono nati morti. 17 sono vissuti oltre la nascita, ma meno di 2 mesi. Queste indicazioni si offrono ad un commento che è nostro, dice Moscati. Nei limiti del campione esaminato, la prevalenza di bambini nati morti sembra evidente, mentre è assai poco ragionevole quella che si uccidessero tutti nel momento in cui nascessero vivi. Si aggiunga, in favore di tale commento, il dato obiettivo dell'amplissima mortalità infantile in quella regione e in quell'epoca, su cui torneremo. Sabatino Moscati, edizione Yakabook, gli adoratori di Moloch. Altre analisi di altri Tophet, sia in Sicilia che in Sardegna, danno lo stesso risultato che a Cartagine. E in effetti nella Bibbia non si trova mai l'affermazione «vi proibisco di uccidere i bambini». Al contrario, il massacro dei bambini viene spesso citato come atto in cui si diletta il Dio padrone degli ebrei e dei cristiani. La diffamazione sistematica degli antichi popoli è fatta dagli ebrei all'interno di quella strategia di distruzione della vita e del futuro fatta per volontà del loro dio assassino. È il loro dio che entra in concorrenza nell'assemblea degli dei e pretende che il suo popolo macelli tutti gli altri, e per farlo deve impedire al popolo eletto di conquistare la propria libertà. Deve macellarlo lentamente, impedendo al popolo eletto di ribellarsi dall'essere proprietà del dio. Ed è nel Catechismo della Chiesa Cattolica che si legge: «Dopo i patriarchi, Dio forma Israele, quale suo popolo, salvandolo dalla schiavitù dell'Egitto. Conclude con lui l'alleanza del Sinai e gli dà per mezzo di Mosè la sua legge perché lo riconosca e lo serva come l'unico Dio vivo e vero, padre provvido e giusto giudice, e stia in attesa del Salvatore promesso». Dal Catechismo della Chiesa Cattolica, edizione Leonardo, 1994, sezione prima, capitolo secondo. Come si vede, la Chiesa Cattolica fa proprio il genocidio dei bambini egiziani. Il sacrificio umano fatto dal Dio padrone degli ebrei è il sacrificio umano fatto dal Dio della Chiesa Cattolica, e tale azione è l'insegnamento religioso che fonda la Chiesa Cattolica. Ricordo che la schiavitù d'Egitto viene finita quando il Dio dei cristiani e degli ebrei macella tutti i primogeniti egiziani, sia di uomini che di bestia, cioè macella i bambini egiziani in pratica. La Chiesa Cattolica esalta i sacrifici umani e si ritiene in diritto di eseguirli, come nella storia avverrà sia nei confronti di ogni eretico che degli ebrei stessi, ai quali contenderà il ruolo di popolo eletto. Dice ancora la Chiesa Cattolica, sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica: «Il popolo discendente da Abramo sarà il depositario della promessa fatta ai patriarchi, il popolo della elezione, chiamato a preparare la ricomposizione un giorno dell'unità della Chiesa di tutti i figli di Dio. Questo popolo sarà la radice su cui verranno innestati i pagani diventati credenti». Dal Catechismo della Chiesa Cattolica, edizione Leonardo, 1994, sezione prima, capitolo secondo. Come si vede, la contesa di popolo eletto è tuttora in corso. Gli ebrei devono diventare solo la radice, è la Chiesa Cattolica che unifica. E la contesa verte sull'interpretazione delle parole di Ezechiele, in cui il suo Dio terrorista ammette di essere immondo e di aver costretto con l'inganno gli ebrei affinché sacrificassero i loro figli. Vi ripeto un'altra volta, il Dio degli ebrei, per bocca di Ezechiele, spiega agli ebrei perché li ha convinti a sacrificare, a praticare il sacrificio umano dei loro figli, dandoli a lui. Attenzione, allora
io dissi, Ezechiele 20, 21, 26, allora io dissi di versare il mio furore su di essi e di sfogare la mia ira nel deserto, ma ancora una volta ritrassi la mia mano e mutai proposito per riguardo al mio nome, affinché non fosse vilipesa la mia potenza agli occhi delle genti al cospetto delle quali io li avevo tratti fuori. Però giurai loro nel deserto e di disperderli fra le genti e disseminarli fra le nazioni, perché avevano abbandonato le mie leggi, disprezzato i miei statuti, profanati i miei sabati e i loro occhi erano stati sedotti dagli idoli dei loro padri. E dovetti giungere al punto di dare loro statuti nocivi e leggi per cui non potevano vivere, e li resi immondi per le loro stesse oblazioni, facendo sì che sacrificassero tutti i primogeniti per punirli, affinché conoscessero che io sono il Signore, affinché conoscessero che io sono il padrone. Questo lo dice il Dio dei cristiani, degli ebrei, per bocca di Ezechiele. Se lo volete leggerlo, è Ezechiele 20, 21, 26. I loro occhi erano stati sedotti dagli idoli dei loro padri, che tradotto in termini sociali e morali significa: i loro occhi erano stati sedotti dalla libertà, avevano abbandonato le leggi di morte che io avevo imposto loro, avevano disprezzato i miei statuti che sancivano che io ero il loro padrone, si erano permessi di violare i miei sabati nei quali non si erano messi in ginocchio davanti a me. Io, dice il Dio padrone degli ebrei, avevo imposto loro di vivere nell'orrore, dice il Dio degli ebrei e dei cristiani, loro invece preferirono la libertà che gli dèi dei loro padri garantiva loro. Per questo, dice il Dio dei cristiani, li ho costretti a diventare immondi con le loro stesse offese, facendo sì che ebrei e cristiani sacrificassero tutti i loro primogeniti. Solo costringendoli a diventare immondi potevo sperare che riconoscessero che io sono il loro padrone. Ed è per impedire alle persone di uscire dall'orrore dei sacrifici umani imposti dal Dio dei cristiani che la Chiesa Cattolica ha ammazzato nel corso della storia tutti gli eretici e tutti coloro che non si mettevano in ginocchio. Dice infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica a firma di Wojtyla: nella traduzione greca dei libri dell'Antico Testamento, il nome ineffabile sotto il quale Dio si è rivelato a Mosè è Yahweh. È reso con Kyrios, Cristo, da allora Signore diventa il nome più abituale per indicare la stessa divinità del Dio di Israele. Il Nuovo Testamento utilizza in questo senso forte il titolo di Signore per il Padre, ma, ed è anche questa una novità, anche Gesù riconosciuto così egli stesso come Dio. Tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica, edizione Leonardo, sezione seconda, capitolo secondo. Così la Chiesa Cattolica nel suo Catechismo e dalle affermazioni di Ezechiele, parafrasandole, attua. E così la Chiesa Cattolica versa il suo furore sugli esseri umani e sfoga la sua ira nel deserto psicoemotivo che in essi ha costruito, e muta di volta in volta i suoi propositi al fine di non essere costretta a rendere conto dei suoi propositi e dei suoi fini. Però la Chiesa Cattolica giura di disperdere chiunque non si mette in ginocchio davanti a lei, di disperdere chiunque non si mette in ginocchio davanti alle sue leggi, di disperdere chiunque disprezzi i suoi statuti, di disperdere chi non si mette in ginocchio a pregare e i suoi occhi siano tratti dalla libertà che il mondo che li circonda presenta loro. E la Chiesa Cattolica impone dettami nocivi e leggi distruttive nei confronti della vita. La Chiesa Cattolica rende immonde le persone quando fanno la carità e fa sì che i cattolici sacrifichino i loro figli distruggendo la loro vita attraverso l'imposizione della credenza del suo Dio. Questo è parafrasare Ezechiele dal punto di vista della Chiesa Cattolica. Mosè non è mai esistito. Fu un'invenzione degli ebrei deportati a Babilonia, i quali per costruire una storia antica inventata dalla religione ebraica e dal patto fra gli ebrei e il loro Dio, prendendo lo spunto dei miti sumerici e babilonesi, dettero vita ad un legislatore sul modello sumero, che, con un rapporto speciale preferenziale col loro Dio, riceveva le leggi. Il Pentateuco fu inventato e scritto a Babilonia per soddisfare le esigenze di personaggi del tipo di Ezechiele, Geremia, Isaia, Giosuè, attorno al 600 a.C. Infatti in queste frasi del Deuteronomio sembra di leggere la stessa mano di Ezechiele e Geremia.
non ci sia in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia attraverso il fuoco, né chi fa l'indovino o predice le sorti, né augure né mago, né chi fa incantesimi o consulta gli spettri o gli spiriti, né chi evoca lo spirito dei morti. Chiunque pratica queste cose è in abominio davanti al Signore, anzi è per colpa di queste abominazioni che il Signore Dio tuo caccia quelle genti dinanzi a te. Deuteronomio 18:10-12. Descrivono il terrore degli ebrei padroni di altri ebrei di perdere il bestiame ebreo. Non ci sia in mezzo a voi chi ha costumi religiosi diversi dai vostri, e ogni volta che veniva incontrato un popolo o delle persone con una diversa religione venivano torturate o uccise dai cristiani affinché si convertissero al loro Dio. Non ci sia nessuno che abbia pratiche religiose diverse dalla supplica al Dio degli ebrei. Così al ritorno da Babilonia i fuoriusciti scatenarono la guerra religiosa al fine di costringere tutti gli ebrei a sottomettersi al loro Dio. Egli invece di fare quello che è gradito agli occhi del Signore Dio suo, come Davide, suo antenato, camminò nella via dei re di Israele, anzi arrivò fino al punto di immolare suo figlio, bruciandolo poi sul fuoco, secondo gli abominevoli costumi di quei popoli che il Signore aveva disperso davanti ai figli di Israele. 2 Re 6:3. Questa è la versione della Bibbia cattolica delle Paoline. La versione della Bibbia tradotta da Giovanni Diodati dice: ma camminò per la via dei re di Israele e fece anche passare il suo figliuolo per il fuoco, secondo le abominevoli e le abominazioni delle genti le quali il Signore aveva cacciate dinanzi ai figli di Israele. 2 Re 16:3. Versione Bibbia Giovanni Diodati. Attenzione, le due Bibbie differiscono la traduzione, ma anche secondo Sebastiano Moscati quella di Diodati è la traduzione corretta. La diversa dicitura è fatta sicuramente dalla Chiesa Cattolica per continuare la diffamazione delle antiche religioni. E qui io mi fermo in questo momento e continuerò questo discorso la prossima volta che sarò in trasmissione, cioè giovedì fra 15 giorni, perché effettivamente è già finito il mio tempo di trasmissione e chiaramente devo lasciare. Non prendo le telefonate, continueremo a parlare di sacrifici umani e dell'orrore del Dio dei cristiani. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano Otto Marghera, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi ricordo che questi pezzi, se li volete, voi li potete trovare tranquillamente su internet. Ciao a tutti, io lascio i microfoni a Stefano e a risentirci esattamente fra 15 giorni. Ciao.